È solo attorno al 1905, dopo un decennio di scherzi, burle e pantomime filmate con pochissimi mezzi e limitata fantasia, che nasce in Francia alla Pathé Film, grazie all'intuito di Ferdinand Zecca, un primo gruppo di caratteristi specializzato in vere e proprie comiche giocate su un nuovo rivoluzionario elemento, l'inseguimento. I teatri di posa si riempiono di colpo di saltimbanchi, mimi e acrobati di professione reclutati nei circhi e nei music hall, la cui bravura è ingigantita dalle magie del cinematografo. Tra i primi buffi personaggi a farsi notare dal pubblico c'è il piccolo Moritz, un giovanotto di origine tedesca che fa coppia fissa con la prosperosa Rosalie. Anche il giorno delle nozze, per loro, si risolve in un vero disastro.